pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, eccoci ad una puntata nella quale uniremo le notizie musicali a quelle di gossip, perché ci occupiamo di un artista già incontrato e ci soffermeremo anche su qualche curiosità. Di recente è tornato sul palco molto spesso, sia in coppia con un collega come Max Gazzè, sia da solo. Il suo nome è ormai affermato e ha lanciato tormentoni degni di essere riascoltati e ricordati con piacere, come una su un milione. Ovviamente il nome del nostro protagonista di oggi è Alex Britti. Cantante sì, ma anche chitarrista e musicista oltre che autore. Autore sì, e di recente ha proprio dato un contributo anche ad una sua ex, una ex fidanzata e collega come Luisa Corna. I due si erano conosciuti nel 2003, anno in cui Britti stava vivendo un periodo molto positivo della sua carriera, e lo stesso si può dire della Corna, che era presente a Sanremo. Tra i due scattò subito la scintilla, tuttavia cercarono di tenere la loro storia lontana dai riflettori. Durò circa un anno, ma poi i rapporti pare che siano rimasti buoni, stando proprio a quanto si è letto sulla stampa e a quanto ha raccontato Luisa Corna di recente, secondo cui il cantante ha dato un contributo anche al suo album Non si vive in silenzio del 2010. Ma tornando indietro nel tempo, a poco prima della storia con la collega Luisa Corna, ecco che nel 2000 esce un altro tormentone, ossia Una su un milione proprio, che era il secondo estratto dall'album Fortunatissimo la vasca dell'artista romano. Il singolo debuttò in classifica direttamente alla terza posizione il 12 ottobre del 2000, raggiungendo poi la prima posizione la settimana successiva. C'era naturalmente anche un video diretto da Stefano Salvati, nel quale due bambini facevano amicizia alla fermata di un autobus e tra loro nasceva un sentimento. I due poi ricompaiono cresciuti qualche anno dopo, quando si rincontrano sempre alla fermata dell'autobus da adolescenti. Ora che sono più grandi il sentimento diventa amore, i due ragazzi si fidanzano, si scambiano anche dei braccialetti. Ecco che passano ancora gli anni con un salto che ce li ripresenta da anziani, ancora con i braccialetti, che si rincontrano ancora una volta alla fermata dello stesso autobus, che rappresenta un po' un trade union. In questa scena, come nelle altre precedenti, c'è anche il cantante, che è il conducente del bus, che ovviamente non invecchia mai. La curiosità è che nelle scene del videoclip girate a Bologna, Britti volle davvero guidare questo mezzo. Dicevamo comunque che quello era un periodo d'oro, preceduto invece da anni un po' più nell'ombra, per esempio a scrivere testi per Sergio Cammariere, ma anche ad aprire nel 1988 il concerto di B.B. King. La svolta nel successo arrivò invece l'anno dopo con Solo una volta. Alex Britti diventò il re dell'estate, venne eletto come miglior debutto discografico dell'anno. Da lì la sua sarà una carriera in ascesa. Più di 10 dischi pubblicati, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, fra le quali anche un primo posto nella categoria giovani nel 1999 con Oggi sono io, e poi un secondo posto nel 2003 con 7000 caffè. A livello privato invece Britti, dopo la relazione con la Corna, ha vissuto una storia intensa con un'altra ragazza, Letizia, più giovane di lui, che ha attirato le attenzioni dei giornali di gossip. Si dice che i due addirittura si fossero sposati in gran segreto, ma se la storia con Letizia è piena di punti interrogativi, quella invece con Nicole è decisamente più pubblica. La compagna di Alex Britti infatti è diventata madre del piccolo Edoardo, figlio proprio del cantautore, e in questo caso a darne la notizia è stato proprio lui, con un messaggio pubblicato sui profili social. Nella sua vita, oltre alla chitarra, Alex Britti coltiva anche la passione del cinema, oltre che quella della cucina. Proprio la seconda lo ha portato a diventare uno dei protagonisti assoluti di Celebrity MasterChef, dove il cantautore ha messo in luce le sue abilità anche ai fornelli. Una cucina tradizionale, ma anche con radici profonde, che guarda al futuro e all'innovazione, insomma, proprio come la sua musica.